Buongiorno a tutti, oggi per i servizi dei test drive siamo con Aaron che presenta un suo Jimny, lui della provincia di Cosenza. Ciao Aaron! Ciao, buongiorno a tutti, io sono Aaron Falvo, sono di Marzi, un paesino della provincia di Cosenza, siamo sulla pendice della Sila, un comune presilano. Benissimo, qua ci siamo visti, abbiamo visto che hai preparato un bel Suzuki Jimny. Intanto, da dove nasce la tua passione per il fuoristrada? Allora, la mia passione è nata circa 11-12 anni fa. La prima autovettura, come credo quasi tutti i fuoristradisti, è stato un Suzuki Samurai originale. Da questo Suzuki Samurai originale, pian piano compra un pezzo, monta un po' di lift, monta i jerky scambanati, siamo arrivati a costruire un prototipo di Suzuki Samurai. E dopo il Suzuki Samurai ho scelto di iniziare dei lavori su questo Jimny. Tu mi dicevi che partecipi a gare di trial regionali e nazionali e la prossima avventura sarà l'Euro Trial del 2024, giusto? Ora in questo Jimny abbiamo iniziato il campionato regionale in Calabria del trial 4x4, ma lo scopo finale è quello di finire la macchina al 100% in tutto e partecipare l'anno prossimo sull'Euro Trial. Benissimo, abbiamo visto che Jimny è molto ben preparato e parlaci un po' delle sue caratteristiche, cosa hai fatto, perché tutte le modifiche te le fai da solo, giusto? Sì, le modifiche le faccio, ho iniziato a fare le modifiche dentro, diciamo, un garage, tutto per passione. Questa passione la sto coltivando con un altro mio amico, abbiamo deciso di aprire un negozio di autoricambi, centro installazione, vendita auto, preparazione auto. Quindi diciamo ora la cosa si fa più sul serio. Prima è stata fatta per passione, ma la passione la vogliamo coltivare per far diventare anche un lavoro. Il Jimny, come si vede nelle foto, ha un assetto, diciamo, che io ho acquistato da Traction, ammortizzatori XT Automotive, made in Italy, sono degli ammortizzatori personalizzati, cioè l'altezza dell'ammortizzatore è un più 85 fatto su misura per me e per tutti i clienti. Quindi diciamo che io ho preparato la macchina per un'estensione elevata ai normali, diciamo, alle normali autovetture, per lo scopo di partecipare proprio al trial. La macchina, come dicevo, monta l'assetto di Automotive di Traction, molle originali Suzuki Jimny 1003, puntoni a tre link posteriore, per costruire i puntoni ho usato i Johnny Joints sempre di Traction con boccole a saldare, i puntoni poi sono stati fatti artigianalmente sempre da me. Passiamo sul lato anteriore. L'anteriore abbiamo usato dei puntoni rinforzati sempre Suzuki Jimny originali, usando sempre i Johnny Joints di Traction, e ho fatto un due link anteriore con barra Panhard, sul lato sterzo, sul lato guida, diciamo, ho usato sempre dei Johnny Joints Traction, facendo sempre le aste in modo artigianale. Sul posteriore montiamo un blocco ad aria ASB, sull'anteriore un blocco ad aria ASB e per alimentare questi blocchi abbiamo usato il compressore due vie sempre ASB. Poi abbiamo visto anche dei fari a LED, cerchi pneumatici che hai comprato invece da altri fornitori. Questi cerchi sono stati comprati da altri fornitori, come le luci a LED, la barra LED sopra
l'autovettura che è un 540 watt sempre da traction, abbiamo usato qualche giochino, diciamo luci colorate, va bene, queste sono fesserie, diciamo, per abbellire un po' il tutto. Ok, quindi adesso nella tua zona, se qualcuno volesse fare, modificare un fuoristrada, può tranquillamente rivolgersi a voi, ormai siete specializzati, avete un'officina. Sì, ora stiamo quasi al termine dei lavori per quanto riguarda l'officina e il negozio di vendita, quindi a breve si presume una nuova inaugurazione di questo punto vendita. Benissimo, direi di salutare il nostro Aaron, lo ringraziamo e ci incroceremo sicuramente sui campi di gara, dai, o regionale, trial, o prossimo trial, il prossimo anno, e andremo a tifare per te. Va benissimo, io ringrazio voi, sempre gentili e sempre a disposizione.